Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, questo è il video dei prodotti finiti per quanto riguarda la cura della casa. Come al solito non sono tanti, quindi il video non credo verrà troppo lungo. Allora, parto con un prodotto che ho adorato ed è questo qua di Econat, è il sapone per la lavatrice, per delicati, colorati e bianchi, anche a mano, ottimo per i capi baby. Vegan, testato dermatologicamente, certificato BIOS, 100% vegetale e biodegradabile, pH neutro, acquistato da IperSoap, mi è piaciuto tantissimo, l'ho preso in sconto, se lo ritrovo in sconto lo utilizzo, lo compro nuovamente, ha una buonissima profumazione, lava molto bene tutti i capi, la profumazione non rimane poi persistente nei vestiti. Non mi ha creato problemi di allergia, quindi ottimo, mi è piaciuto tantissimo. Ho terminato poi il gel lavastoviglie Dual Power, questo qua è quello al limone, che non mi è dispiaciuto, anzi mi è piaciuto, ma preferisco il suo fratellino, quello diciamo naturale, che tra l'altro ce l'ho in uso e credo di utilizzarlo un'altra volta e poi è finito anche quello, mi sono scordata di prenderlo per mostrarvelo, però vabbè, lo vedrete nel prossimo video. Comunque mi è piaciuto, sgrassa bene i piatti, lava bene, ha una profumazione di limone abbastanza chimica, ma che poi non si sente in realtà è lavastoviglie, e quindi niente, ve lo consiglio, costa veramente pochissimo, buono. Ho terminato poi una confezione di V5 Bye Bye Odori, è la clip perla a base di componenti naturali da mettere nei cestini della spazzatura. Ne ho altre confezioni, mi piacciono tantissimo perché rimuovono gli odori. Con una scatolina ci facciamo 60 giorni più o meno, e io che butto nella spazzatura a volte, perché in realtà la lettiera che utilizzo per il gatto è biodegradabile, però a volte capita che io la butti nel cestino. Oppure anche la sigaretta spenta, anche quella la butto nel cestino, e quindi insomma si formano dei cattivi odori. Con questo qua gli odori spariscono completamente, quindi veramente un prodotto ottimo, non costa pochissimo, però sicuramente ve lo straconsiglio, è un ottimo investimento. Ho terminato poi anche questo, che è la ricarica di Eridano, sono cristalli da mettere nel deumidificatore, costano pochissimo, tipo meno di un euro forse, e funzionano molto molto bene, li metto appunto nella vaschettina e effettivamente tolgono l'umidità. Poi ho terminato due confezioni di salviette di quelle igienizzanti. Uno è della Braun, doppio strato, senza risciacquo, 40 panni. Mi sono piaciute molto, sono dei panni che hanno una trama tipo nido d'ape, durano parecchio, sono ben imbevuti, hanno un buon odore, mi piacciono, e questa è la seconda confezione che utilizzo. L'altra è questa qua di Napisan, sono igienizzanti, biodegradabili, extra forti, formula 0%, la salviettina va buttata nell'umido, mi sono piaciute molto anche queste, buone, quindi anche queste potrei ricomprarle. Poi vi faccio vedere, ma in realtà ce l'ho in uso, sono dei deodoranti del marchio Prendi, questi qua sono quelli con il deodorante in gel all'interno al profumo di lavanda. Allora, la profumazione è buonissima, veramente buonissima, sono da mettere appunto negli armadi, nelle scarpiere, eccetera. Io questo qua l'ho acquistato perché io adesso ho l'armadio dei miei nonni. All'interno dell'armadio ho trovato uno di questi deodoranti che era lì da
anni e anni e anni, quindi il gel era tutto secco, ma faceva un profumo spettacolare, quindi sono andata a riprenderli. Anche questi costano una sciocchezza. Il marchio Prendi è un marchio super super economico e ve lo straconsiglio. Qua ci sono due deodoranti a confezione, ci sono anche altre profumazioni, ma a me la profumazione di lavanda piace molto, quindi ho preso questi qua, la lavanda, e ve li straconsiglio. Ho terminato anche questo sapone per i piatti. Al suo interno adesso ho messo un altro sapone perché mi trovo bene con la confezione così, quindi la sto riutilizzando. Questo qua è della V5, certificato Ecolabel e vegan. Era un'edizione che era uscita limitata, 1,40 euro mi sembra, per 500 ml. Vi lascio il video di quell'haul che ho fatto. Mi è piaciuto abbastanza, ha una buona profumazione, sembra quasi un bagnoschiuma, sgrassa bene i piatti, li lava bene. È vero però che io li lavo praticamente sempre in lavastoviglie, quindi anche per esempio per le pentole molto sporche, molto unte, io ci do una botta, diciamo, con questo sapone, però poi vanno in lavastoviglie. Quindi vi dico, per la mia esperienza e per come lo utilizzo io, per me è stato ottimo e è durato anche molto, e inoltre non secca le mani. Ultimo prodotto è il Bref, brillante, disinfettante e anticalcare. Questo qua l'ho utilizzato per il bagno, presidio medico-chirurgico. Allora, lava benissimo tutti i sanitari. Effettivamente la rubinetteria sembra nuova quando utilizzo questo prodotto. Il problema di questo prodotto è la profumazione talmente forte che prende alla gola e dà veramente molto fastidio, veramente tanto. Infatti l'ho alternato con un altro prodotto che è uguale a questo, però per il bagno ho dovuto alternarlo perché mi fa soffocare. Ce n'è rimasto veramente un nulla praticamente. Ci pulirò il lavandino del bagno e poi finirà. Comunque, sì, buono, ma per via di questa profumazione che toglie il respiro, assolutamente non lo riacquisterò più. Ok, questi erano i prodotti che ho terminato per quanto riguarda la cura della casa. Fatemi sapere che cosa mi consigliate, che cosa avete finito voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!